Scuole ci mancherebbe, però le voglio riaprire in sicurezza e le voglio riaprire avendo anche dei parametri che ci permettano e mi permettano di agire con grande serenità. Ora, io ritengo che ci siano almeno tre questioni. Una questione a brevissimo termine, che diciamo attiene alla riapertura delle scuole. Una questione a medio e a lungo termine. La questione a medio e a lungo termine è quella che abbiamo scoperto oggi dal Presidente della Regione con soddisfazione, che i soldi per le verifiche sismiche arriveranno dalla Regione, e questo è un dato assolutamente positivo. È chiaro che poi alle verifiche sismiche dovrà seguire il miglioramento sismico e ci vorrà comunque del tempo, e anche qui abbiamo saputo che i soldi arriveranno dalla Regione. Adesso c'è il problema della, diciamo, di cosa fare nel brevissimo termine, cioè quando riaprire le scuole. Allora, io credo e spero che nella giornata di oggi finiranno le verifiche sismiche, al netto delle verifiche della protezione civile. Dalle verifiche della protezione civile avremo le varie categorie, quindi voglio scoprire anche quali sono e quali saranno le scuole inagibili. Finora ce ne abbiamo due, vedremo se ce ne saranno delle altre, spero di no, e a quel punto tireremo la linea e diciamo stabiliremo quando riaprire le scuole, e soprattutto dove andare a sistemare quelle scuole che non hanno, che sono dichiarate inagibili, che per adesso sono due scuole, e dovremo capire anche quelle due scuole dove andare a mettere i ragazzi di quelle due scuole elementari. Questa è la situazione, quindi c'è bisogno ancora di qualche altra ora. Ripeto, le scuole devono riaprire, perché è importante che le scuole riaprano, perché voglio dire, tanti, insomma, è anche fa parte un po' di, oltre il fatto che bisogna andare a scuola perché bisogna andare a scuola, ma fa parte anche di un meccanismo, voglio dire, anche della vita di una città. Quindi le scuole devono riaprire, però ripeto, devono riaprire in sicurezza, ed è quello che voglio fare. Poi l'altro discorso invece è di natura politica, perché la risposta che mi ha dato il governo davvero mi fa sorridere.